La quarta fase è sicuramente la più difficile perché sulla base del dossier e delle mie conoscenze devo elaborare subito la mia opinione, la tesi che ho intenzione di sostenere. Da qui parto per l'elaborazione della progettazione del testo, cioè la famosa scaletta. Come base della scaletta prendo la struttura del testo argomentativo, premessa, tesi, argomenti a sostegno della tesi, eventuale antitesi, confutazione, conclusione. Nella premessa, dal momento che scrivo un articolo di opinione, devo partire da un fatto oppure da una tendenza, da un fenomeno. Posso partire, per esempio, dall'articolo di cronaca citato nei documenti, oppure da altre notizie in mio possesso. Per esempio, se conosco ho delle informazioni sugli sviluppi della robotica, per esempio nella medicina, o della cosiddetta domotica, cioè del cosiddetto internet delle cose, l'utilizzo di internet nelle macchine di uso comune, per esempio, non so, il forno, la cucina a gas, eccetera. Nel passare dalla premessa alla tesi posso elaborare una serie di domande utilizzando la triade in climax di Severgnini, tre domande di complessità crescente. La mia tesi potrebbe essere: la tecnologia è sempre più presente nella vita quotidiana ed è sicuramente un valido aiuto, quindi parto dall'aspetto positivo della tecnologia. Negli argomenti a sostegno della tesi posso utilizzare la tecnica dell'elencazione, cioè in primo luogo, in secondo luogo, inoltre, infine, evitando però la paratassi negativa che si risolve, cioè in una semplice lista della spesa, paratassi, schematismi e superficialità. Ogni argomento a sostegno, almeno due, deve essere sempre corredato da un esempio ampiamente discusso, non dato in maniera illustrato in maniera superficiale con due o tre frasette. Perché un articolo di opinione sia efficace, è utile immaginare un'eventuale antitesi, cioè un interlocutore che non è d'accordo con la mia tesi. Per esempio, che sostiene l'esatto contrario, vale a dire che la pervasività della tecnologia con il tempo porterà, per esempio, alla cosiddetta jobless society. Qui posso citare un argomento a sostegno dell'antitesi oppure anche evitarlo. Dovrò però confutare l'antitesi con un altro argomento a sostegno ampiamente supportato da degli esempi significativi e coerenti. Nella conclusione non devo assolutamente ripetere la tesi, cioè non devo dire, insomma, la tecnologia è sempre più presente nella vita quotidiana ed è sicuramente un valido aiuto. No. Devo sforzarmi di porre altre domande, magari provocatorie, o di formulare altre ipotesi, cercando di essere il più originale possibile. Nella fase di revisione posso riscrivere per intero oppure modificare sostanzialmente l'introduzione e la conclusione. Infatti, per dare maggiore coerenza al testo è preferibile abbozzare, cioè scrivere una bozza dell'introduzione e della conclusione, per poi rivederle alla fine. Infatti, come l'introduzione ha in genere la funzione di presentare in modo globale il tema di discussione, così la conclusione ha quello di riassumerlo congedandosi dal lettore. Questo presuppone che il corpo centrale sia stato già ben delineato, ma è solo un suggerimento.